C'erano una volta la roccia, il genio e la provvidenza. Potrebbe iniziare così la fiaba rossonera del Double Campionato Champions League del 1994, sottolineando tre grandi protagonisti di quella cavalcata, autori delle firme decisive, dei gol che hanno sigillato quella che per i tifosi del Diavolo è la partita del secolo, doppietta di Massaro, prodezza di Savicevic e poker di Desailly. Milan-Barcellona 4-0. Daniele Massaro conosce l'atmosfera rossonera fin dal 1986, con il vizio di segnare gol decisivi e spesso a tempo scaduto, in gare dal peso specifico importante, oltre a dare un prezioso sostegno pure quando si tratta di dover difendere la propria porta. L'avvento degli olandesi inizialmente pare chiudergli la strada, così nel 1988 l'attaccante passa in prestito alla Roma. È un anno chiave per gli eroi del maggio 94. Massaro, con una buona stagione nella capitale, riguadagna la casacca del Milan. Desailly si impone da titolare al Nantes, mentre Savicevic mette paura al Diavolo nella nebbia di Belgrado. È suo il gol prima della sospensione. È suo anche l'errore dal dischetto nella ripetizione del match. Il talento ha già convinto. La clamorosa vittoria della Stella Rossa nella Champions 1991 è la definitiva consacrazione. Dejan diventa rossonero una stagione più tardi. Nel 1992 l'aumento degli stranieri tesserabili porta una grande infornata di talenti nella Serie A. Il limite di tre nello schieramento titolare e la presenza degli olandesi frena l'inserimento di Savicevic, il cui collocamento e la relativa disciplina tattica è invece meno chiara inizialmente a Fabio Capello. Tra concorrenza e divergenze, il primo anno è interlocutorio, con sprazzi di classe che lasciano comunque ben sperare per il futuro e un presente che regala al Milan lo scudetto numero 13. L'estate del 1993 segna la fine del Milan olandese, con una profonda trasformazione della rosa a disposizione di Capello. Il Diavolo parte bene, con l'unico grattacapo riservato dagli infortuni. Si sfrutta allora la sessione di mercato autunnale, antenata dell'attuale finestra di riparazione invernale che nascerà nel 1998. Ad ottobre arriva così Marcel Desailly, poderoso difensore del Marsiglia che aveva dato un grosso dispiacere nella finale di Champions pochi mesi prima. Origini ghanesi ma scuola calcistica transalpina, con un fisico imponente e una strapotenza atletica eccezionale. La retroguardia al Milan è solida, tanto che Rossi stabilisce il record di imbattibilità con 929 minuti senza gol subiti a febbraio. Capello così lo sposta subito a centrocampo, chiedendogli di sostituire i compiti di Rijkaard con le sue caratteristiche. Un successo. Desailly diventa la roccia, il muro a protezione della difesa che si getta anche in avanti per sovrastare gli avversari, recuperando palloni determinanti e sfruttando la sua potenza per segnare pure in prima persona. Savicevic scala gradualmente le gerarchie, salendo alla ribalta sulla fascia o da attaccante, svariando con una tecnica sopraffina. Una mente calcistica illuminata, in grado di proporre dribbling imprevedibili o assist puntuali e precisi. Un genio, tanto irregolare quanto delizioso nelle sue invenzioni. A raccogliere il frutto del lavoro dei compagni e trasformarlo nella materia più preziosa, il gol, è Massaro. Certe reti arrivano quando ormai tutto sembra finito, una provvidenza che trasforma, che concretizza con il pallone che rotola in rete. Con 16 gol in tutte le competizioni e un girone di ritorno eccellente, Massaro a 33 anni si laurea miglior marcatore di squadra, con la sua stagione più prolifica di sempre che gli varrà anche la chiamata allo sfortunato mondiale di USA 94. È un buon Milan che riesce oltre a giocare con le qualità tecniche che ha anche col cuore. Scudetto consecutivo collezionato con diversi record di squadra non basta.
Il dominio si estende anche al contesto europeo, dove il Milan traccia un percorso perfetto verso la finale. 6 vittorie e 5 pareggi, solo 2 gol subiti in totale. Savicevic è decisivo nella fase a gruppi contro l'unica squadra che buca la porta rossonera, il Werder Brema. In semifinale segnano Desailly e Massaro, con Albertini ad inframmezzare il rotondo 3-0 al Monaco. Il 18 maggio ad Atene, sulla strada del diavolo, si oppone il Barcellona allenato da Johan Cruyff, infarcito di campioni e dato per favorito. Al Milan mancano 2 colonne della difesa come Baresi e Costa Curta, squalificati. Desailly è in ballottaggio per scalare dietro. Capello, alla fine, sceglie Filippo Galli. Il resto della storia è la partita del secolo. Savicevic si regala una notte da sogno. L'1-0 nasce da una sua irresistibile discesa tramutata in rete dal sempre puntuale Massaro, che non si accontenta di un solo gol per festeggiare, girando in porta anche il pallone servito da Donadoni. 2-0, c'è ancora metà incontro con avversari di caratura assoluta. Il diavolo esce dagli spogliatoi ancora più affamato e il genio regala una parabola incantevole, un pallonetto capolavoro, una pennellata d'autore su un quadro di valore inestimabile. Un gol voluto, cercato, che lo piazza nell'Olimpo, nella terra degli dei. All'ombra del Partenone c'è gloria anche per Desailly, che segna la sua maniera, recuperando un pallone e gettandosi in avanti con tutto il suo vigore prima di battere Zubizarreta per il definitivo 4-0. Un trofeo da condividere tutti insieme, anche con chi quella finale non l'ha potuta vivere da protagonista. Il collettivo più forte di tutto e tutti. Sport erano i favoriti con la partita e noi abbiamo dato il nostro meglio e abbiamo fatto un risultato che resterà per sempre. Vincere una finale contro una grande squadra 4-0 resterà nella storia del calcio. Il Mondiale 94 lascia il segno nei tanti convocati rossoneri. Il campionato successivo parte in salita. Per motivi ben lontani dal calcio, Savicevic non partecipa alla rassegna negli Stati Uniti e per contro si presenta in grande spolvero, nell'annata che lo conferma su altissimi livelli, la migliore dal punto di vista realizzativo. 4 gol arrivano in un solo incontro, a Bari. Ad aprire le danze è Massaro, con una pregevole girata sulla ribattuta del portiere. Poi si scatena la furia del 10, in una giornata di assoluta grazia. Gli assist non mancano, come quello a Daniele per il 2-0 che regala la Supercoppa UEFA. Il genio incanta pure in semifinale di Champions contro il Paris Saint-Germain, scaricando in porta un assist di Desailly costruito vincendo duelli su duelli a centrocampo da Marcel. La terza finale consecutiva di Champions League oppone l'Ajax. Uno stiramento alla coscia sinistra mette fuori dai giochi Savicevic. Il Milan lotta e ci prova fino alla fine, ma viene beffato dall'ex Rijkaard che offre il pallone vittoria al futuro rossonero Kluivert. Nonostante gli sforzi di Desailly e Massaro, Vienna non regala alcuna gioia. Nel 1995 Massaro lascia il diavolo per il Giappone con un palmarès da lustrarsi gli occhi. Lo stesso anno della sentenza Bosman che spalanca definitivamente le porte agli stranieri nel nostro calcio. Il Milan vince un altro scudetto, a Savicevic si uniscono altri campioni come Baggio e Weah che contribuiscono all'ennesimo tricolore di Capello. Dejan firma l'ultimo gol in un derby del gennaio 98, resta un idolo di San Siro e una fonte di ispirazione calcistica assoluta, anche per il suo piccolo Vladimir. Lui vorrei che io giochi a, come si dice, Formula 1, io non lo voglio, non voglio fare Formula 1. Non ci sarà alcuna corsa automobilistica per il piccolo Savicevic, che ripercorrerà i passi di famiglia diventando un calciatore del Mladost Podgorica, la stessa squadra del giovane genio, pur non riuscendo ad emulare le gesta inimitabili del padre.
Vladimir è nato nel novembre 1989, esattamente un anno dopo la mitica nebbia di Belgrado, un punto di svolta cruciale nella storia del diavolo, la prima impresa del Milan olandese e il primo contatto con chi avrebbe ulteriormente esteso l'era di vittorie con il successo più brillante, la partita del secolo.